Questo programma è offerto da... Posto in posizione strategica fra il mare e la collina a 18 km da Rimini, Verrucchio sorge nella vallata de Marecchia che domina da posizione rialzata. Il paese è diviso in due parti, al centro collinare storico di antica costruzione di grande interesse storico-culturale si aggiunge alla frazione bassa di Villa Verrucchio, nodo dell'attività economico-industriale del paese. Nel periodo delle invasioni barbariche passò sotto il dominio dei Goti e poi dell'impero bizantino con altre città fino a costituire il primo nucleo della Romagna. Le invasioni barbariche sono continuate anche nel mondo pallonaro, dove infatti ad oggi esistono due realtà calcistiche presenti nel paese, la SD Verrucchio, nato nel 1957, e la SD Villa Verrucchio. La SD Verrucchio vanta un passato glorioso, essendo stato per diverse stagioni in Serie D e tra l'altro partecipe anche del reality show Campioni in onda sulle reti Mediaset nel 2004-2005. Oggi siamo qui a Verrucchio, considerata un po' l'elite del calcio a livello di giovanile ma anche di prima squadra per quanto riguarda la Valmarecchia. Una squadra importantissima, rosa nero sono i colori tradizionali, Verrucchio e Villa Verrucchio in verità. Verrucchio è il paese considerato uno dei borghi più belli d'Italia, Villa Verrucchio invece è il paese, la parte di sotto appunto di Verrucchio dove gioca la realtà locale a livello calcistico. Verrucchio e Villa Verrucchio sono unite da un unico percorso stradale ma divise a livello calcistico, divisione che è avvenuta prima degli anni 80. Oggi noi siamo qui per raccontarvi il settore giovanile di questa gloriosa società. Diamo il benvenuto ai nostri microfoni a Francesco Troccoli, responsabile del settore giovanile della SD Verrucchio Calcio. Si preannuncia una stagione molto importante per le vostre formazioni, sia in fatto di numeri che per quel che concerne le formazioni rappresentanti. Sì, grandi numeri perché negli ultimi anni ci stiamo impegnando al massimo per far crescere questo settore giovanile. E rappresentiamo con tutte le squadre, partendo dalla juniores, allievi, giovanissimi, esordienti, fino ai piccoli amici e primi calci, tutte le categorie, partecipiamo a tutti i campionati che la federazione propone. E negli ultimi anni stiamo partecipando anche a campionati interprovinciali, quindi con un impegno maggiore che porta trasferte fuori da quella che è il territorio riminese, quindi nel Ravennate e nel Forlese. Sì, grandi numeri perché stiamo cercando di far bene, sto cercando di portare tutti allenatori qualificati, quindi patentati, UEFA B, UEFA C, entry level, nonché ultimamente abbiamo aumentato quello che è la visione del piccolo calciatore, quindi partendo dai primi calci abbiamo introdotto, c'era già il professor Giancarlo Fabri che curava questa parte qui l'anno scorso è entrato anche Matteo Graziani, nonché quest'anno altri due ragazzi laureati o laureandi in scienze motorie, Lorenzo Vertaglia e Diego Campidelli. Questo per migliorare sempre quello che è l'attività del bambino, il bambino che vive poco la strada, quindi hanno delle difficoltà nella motricità. Con queste figure qui cerchiamo di riportare la strada nel campo, quindi il saper saltare, il saper rotolare, arrampicarsi e cominciare dalla base fino ad arrivare dopo nelle categorie superiori. Quando Francesco Troccoli capisce di poter divenire allenatore? Beh, la passione del calcio è una passione che mi porto dietro sempre da bambino, quindi dopo aver fatto tutto il settore giovanile anch'io nel mio paese d'origine, la vita mi ha portato a trasferirmi qui a Rimini, dove ho continuato a giocare qualche anno a Rivazzurra
e a seguito di un incidente gioco mi sono un attimo dovuto, come dire, rivedere il mio fare, ecco. E da quel momento ho iniziato a cercare di portare la mia piccola esperienza sul campo ai ragazzi e ai giovani, ecco. Quindi da quel momento è iniziato il processo di allenatore. Ho fatto i corsi previsti dalla federazione, ho fatto prima il corso CONI, dopo ho preso il patentino UEFA B e di là è partita tutta la mia esperienza. Ormai sono 15 anni che sono sul campo, sono tanti anni che sono qui a Verucchio. Qui a Verucchio è l'ideale per fare questo lavoro qui, la società mi sta dando fiducia anche come responsabile del settore giovanile, i numeri ci stanno dando ragione perché qui nella Vallata siamo una delle società più importanti. Molti dei nostri ragazzi degli anni passati, perché ripeto sono da tanti anni qui a Verucchio, hanno giocato, stanno giocando in categorie anche superiori, quindi in Serie D, in promozione, eccellenza. Tanti giovani che leggo ogni domenica sui giornali, molti vengono dal nostro settore giovanile, quindi questo è un motivo di soddisfazione. Qualcuno sta provando anche a livello professionistico e ce la mettiamo tutta, però ripeto, il nostro obiettivo principale è quello di far vivere i ragazzi in una dimensione di divertimento, una dimensione umana, quindi i nostri istruttori, oltre a essere dei professionalmente qualificati, di base sono dei genitori, sono delle persone che vivono la famiglia, vivono i problemi di oggi, quindi di conseguenza cerchiamo di star vicino anche alle famiglie e con loro di avere una parte anche noi nella crescita dei loro ragazzi, dei loro figli. Francesco, avete un'affiliazione con qualche squadra particolare e ti chiedo quanto valgono oggi giorno le affiliazioni? Allora, per quanto riguarda le affiliazioni, negli anni scorsi, per tanti anni siamo stati affiliati al Cesena Calcio. Adesso nell'ultimo anno qualche giocatore negli anni passati li abbiamo mandati anche a Cesena, qualcuno ha giocato fino alla primavera, qualcuno ha avuto esperienze anche a Cesena. Adesso l'anno scorso abbiamo avuto dei contatti con l'Academy San Marino e con la Rimini Calcio, dove quest'anno hanno selezionato dei nostri calciatori, quindi giovani calciatori che faranno dei campionati professionistici, nonché con il Sant'Arcangelo, dove anche lì abbiamo altri nostri giovani che già da qualche anno stanno affrontando campionato Beretti, campionati giovanissimi professionistici, allievi professionistici, ecco. È quello che un po' mi fa gioia, ecco, mi dà soddisfazione che questi nostri giovani vadano a fare queste esperienze nei campionati professionistici. Facciamo un attimo una presentazione con nome e cognomi degli allenatori, delle varie formazioni allenate da loro e anche dei rispettivi campionati in cui militeranno. Presento un attimo quelli che sono tutto lo staff tecnico di quest'anno. Abbiamo, quindi, partendo dagli allievi, abbiamo Marco Achilli con Matteo Graziani, parteciperanno a un campionato interprovinciale e vengono da un biennio con il mister Zambon, che come ultimo anno sono stati molto bravi, addirittura hanno riportato anche la vittoria del campionato provinciale qui del Riminese. Giovanissimi 2004, Silvano Cofrancesco con Alberto Semprini e Lorenzo Vertaglia, e anche qui è un bel gruppo che sta crescendo, quest'anno parteciperanno al campionato provinciale e abbiamo anche qui dei buoni numeri per affrontare la stagione. Non ultima, i campionati giovanissimi, abbiamo i giovanissimi 2005 che finiscono il biennio, il percorso pre-agonistico e si affacciano per il primo anno alla parte agonistica, quindi primo anno giovanissimi. Faranno il campionato interprovinciale, anche questo campionato che dicevo prima fuori da quello che è il territorio riminese, quindi si confronteranno con realtà ravennate, forlivese. 2005 Zambon Alessio con Fedeli Lorenzo. E per quanto riguarda dopo la parte dei più piccoli, quindi partiamo dagli esordienti 2006-2007, ci sono io con Cappelloni Alex, e nel 2008 abbiamo Silvano Cofrancesco con Alex Cappelloni, 2009 abbiamo sempre Lorenzo Zambon con Gianghini Luca, il 2010 c'è Baschetti Fabio con Tamagnini Andrea, e poi la scuola calcio 2000, la scuola attività di base, quindi parlo dei 2011-12-13, abbiamo Giancarlo Fabri, Diego Campidelli, Omar Piva e Lorenzo Vertaglia. Quali e quanti sono le strutture al momento a disposizione della SD Verucchio Calcio? Strutture dove ci alleniamo, abbiamo la possibilità nel nuovo centro sportivo dove si allenano tutti i piccoli, e
qui nello stadio di Villa Verucchio. Nell'antistadio abbiamo tutta la parte agonistica, quindi partendo dagli allievi giovanissimi ed esordienti, mentre per quanto riguarda le partite le sviluppiamo sul campo di Verucchio Alta e qui sullo stadio di Villa e nell'antistadio. In più, per quanto riguarda anche gli allenamenti, abbiamo la possibilità, gestiamo il village dove c'è la presenza di un calciotto in sintetico e settimanalmente tutte le squadre hanno la possibilità di andare giù ad allenarsi una volta alla settimana. Siamo nei primi giorni della stagione 2018-2019 a livello di allenamenti. La SD Verucchio come si comporta? Fin da subito i ragazzi toccano il pallone oppure eseguono una preparazione fisica mirata? La preparazione sì, la palla da subito con i grandi, che c'è anche un po' di lavoro di capacità aerobica, anaerobica, quindi quella che ci dà la forza, l'ossigeno per lavorare, per mantenere certi ritmi. Il pallone sempre tra i piedi, e questa è una parte agonistica. Per quanto riguarda i piccolini invece, quindi parlo degli esordienti fino ai primi calci, lì parliamo di lavoro ludico, quindi l'obiettivo certo è insegnare calcio, perché siamo una scuola calcio, però dobbiamo sempre, siamo una realtà che facciamo del sociale, quindi ci sono bambini di tutte le maniere, e il nostro obiettivo è portarli tutti alla stessa maniera e dare la possibilità a tutti di giocare. Non abbiamo esasperazioni di risultati, dobbiamo solo farli divertire, farli migliorare, farli crescere. Malgrado oggi, non so se stai guardando la giornata di pioggia con un po' di sole, sono tutti sul campo e secondo me si stanno divertendo, quindi... Vediamo questa intervista, Francesco, con una domanda divisa in due. La prima, se vedo anche adesso i genitori seduti in tribuna, se i genitori appunto seguono le vostre partite, seguono anche gli allenamenti durante la stagione puntualmente, e poi... E questo ti mette un po' in difficoltà. Siete mai capitato, nel tuo caso, un po' l'invadenza di qualche genitore che pensava di avere un campione? I genitori sì, ultimamente, negli ultimi anni soprattutto, perché qualche anno fa magari non c'era questa presenza agli allenamenti, la presenza era più alle partite. Invece negli ultimi anni sì, molti genitori seguono i propri figli, è giusto che sia così, noi abbiamo anche piacere perché i loro figli sono quello che è il nostro capitale della squadra, della società. I genitori, certo, molti genitori anche ci danno una buona mano, quindi sono ben accetti e con loro, la società, negli ultimi anni abbiamo fatto anche, organizziamo anche delle riunioni per condividere quelli che sono il nostro lavoro. Abbiamo introdotto addirittura negli ultimi anni come scuola calcio elite, perché ricordo che per il terzo anno siamo scuola calcio elite del Riminese, quindi un risultato questo che ci fa piacere e ci dà soddisfazione a quelli che sono i nostri impegni. Tornando al discorso genitori, certo, abbiamo anche come accompagnatori, come dirigenti accompagnatori anche dei genitori. L'invadenza magari fa parte di tutti noi, tante volte magari lo facciamo anche involontariamente senza rendersene conto, o perché magari genitori giovani di età che hanno appena forse smesso di giocare a calcio da qualche anno, magari nel voler dare qualche consiglio ai propri figli, magari delle volte si va oltre o si eccede, però grandi problemi non li abbiamo avuti, abbiamo dei genitori abbastanza tranquilli, partecipano a tutte le trasferte, a tutte le gare, problemi importanti non li abbiamo avuti, quindi delle grandi invadenze non ci sono state, rispettiamo quello che loro trasmettono ai loro figli, come è giusto che sia. È chiaro che quando è il momento, se c'è qualche invadenza, se c'è qualche problema magari di qualcosa, si cerca di fermarlo o di fargli capire dove possono arrivare, ecco, senza nulla togliere a quello che è il loro consiglio per i bambini, per i loro figli. A una
Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. In botta il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stendipizza o stendipiada secondo il vostro uso, griglia petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start & Green ti aiuta! Start & Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il seme Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start & Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semipratofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start & Green. Infine, disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Romagna Sport, primo dal 2001. La prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online. Il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici. I primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti. I primi a pubblicare la carriera degli atleti. I primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo. I primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto. Vedo che vi divertite come non mai anche voi, si ritorna in qualche modo ad essere bambini con loro, no? Sì, sì, infatti ci si diverte un sacco, sono piccoli, hanno entusiasmo, si vede proprio che gli piace il calcio e ti fanno ritornare a essere bambino. E ti fanno ritornare ad amare il calcio, insomma. Non invidio la tua posizione. Oggi giornata di pioggia, i bambini si stavano divertendo, poi subentra la preoccupazione, tutti a ripararsi. In quei momenti tenere alto l'umore, tenerli a freno è compito arduo. Complicato, perché viene tempo brutto, tocca entrare nello spogliatoio, perché ovviamente non ha fatto un po' d'acqua, ne ha fatta tanta, e nello spogliatoio non vedono l'ora di ritornare in campo. Un po' di pazienza, si fa stare nello spogliatoio, un po' di disciplina, perché il calcio è sì divertimento ma anche disciplina, e poi tornano qui e si sfogano. Considerata la fascia d'età dei tuoi ragazzi, direi che il pallone è subito d'obbligo. Ma cerchiamo innanzitutto di fargli fare un po' di attività motoria in questa categoria, cercare di dare un po' di coordinazione, e come obiettivi ci sono quelli del controllo della palla, quindi passaggio e la conduzione, perché è vero che vengono dagli anni in cui erano piccoli amici e quindi avevano anche loro in questo caso delle fasi di motricità col pallone, e in più già iniziamo a dargli delle piccole basi come devono stare, magari occupare il campo, sempre facendoli divertire. Deve essere gioco e divertimento ancora, cioè, tempo per imparare a giocare a calcio con tutte le nozioni tattiche, ne avranno fino all'infinito. Di solito è l'adulto che impara dai bambini, tu come mister sicuramente stai vivendo un'esperienza che ti sta arricchendo molto. Cos'è che hai imparato dai tuoi piccoli ragazzi? Beh, ho imparato innanzitutto, come dicevo all'inizio,
Che il calcio è divertimento, la prima cosa, perché a volte quando si cresce si perde il concetto del calcio che è un divertimento, se lo si vede come un obiettivo solo agonistico, invece la prima cosa è un gioco ed è un divertimento. E in più anche relazionarsi con gli altri, bene o male sono piccoli, però ti insegnano tante cose nei rapporti con gli altri, in gruppo. E ripeto, molte volte quando si cresce si perdono questi concetti, si tende a perdere quello che è il divertimento anche della vita stessa. Gli obiettivi quali devono essere a questa età? L'obiettivo principale è quello di, come la parola che mi avete sentito dire spesso, è divertirsi. E il secondo, cercare di farli interagire fra di loro in maniera corretta, sempre cercando di non differenziare quello che magari è più avanti, quello che è più indietro, quello che è più nuovo, quello che magari è da tanti anni che è qui. Ce ne sono alcuni che sono da quando hanno iniziato, quindi 3 anni, questo è il quarto che fanno qui nel Verucchio, e quindi cercare di farli sempre stare amalgamati. E poi per quello che riguarda invece le nozioni tecniche del calcio, quello di insegnargli proprio le basi, quindi lo stop, la conduzione della palla, e il calcio in porta, queste sono le conduzioni tecniche. Però, come dicevo, la base è sempre il divertimento, in questa età è fondamentale divertirsi, anche perché sennò quando crescono poi se non si divertono smettono. Ti faccio una domanda particolare, considerando anche l'età di quei ragazzi, ti senti un fratello maggiore, un papà per loro, vedendo anche appunto che devi soprattutto disciplinarli e consigliarli? Sì, quello sì, mi sento fratello, papà, non voglio sostituire i genitori di nessuno, ci mancherebbe, però molte volte anche loro vedono l'allenatore o il mister come una figura importante nella loro vita, e chiedono proprio delle cose particolari, hanno bisogno magari, abbiamo avuto un bimbo che gli usciva il sangue dal naso fino adesso, quindi hanno bisogno di essere rassicurati in queste cose e ti senti un po' un fratello o un padre. E a volte dà proprio soddisfazione anche questo, cioè vedere come questi bambini ti vedono come una figura di riferimento nella loro crescita. Ecco, alcune volte succedono anche delle cose particolari, no? Che magari un bambino sia più timido rispetto agli altri. Diciamo, per portarlo all'interno del gruppo, dove intervieni in particolar modo? Più sul fattore mentale o più direttamente sulle gambe, mettendoli in mostra il pallone? No, sempre sulle gambe, perché il fattore mentale molte volte non riesce a sbloccarlo. Così, e invece quando il bambino si sente libero, lo porti sul campo e gli dai la palla o comunque lo fai muovere, si sente quasi a suo agio e quindi riesce a integrarsi con gli altri più velocemente. Se invece si lavora subito sulla testa, no, tranquillo, abbiamo avuto 2 bambini nuovi oggi, sì, nello spogliatoio ovviamente tutti, lui arriva, saluta tutti i bambini, i bambini salutano tutti lui, però poi quando arrivano in campo e gli si dà il pallone, ecco che è un mezzo d'unione globale il pallone, anche con i più timidi. Bello, il tuo motto che dici spesso alla squadra, oltre al divertimento? Andiamo, giochiamo e non pensiamo ad altro. Lorenzo, quali sono gli obiettivi in questa stagione della Juniors del Verucchio? Perché sappiamo, tra l'altro vi faccio i complimenti, che non è facile allestire una formazione Juniors, visto che stanno scomparendo un po' nella nostra zona. L'obiettivo primario della squadra quest'anno è, visto che la rosa è abbastanza ampia e numerosa rispetto all'anno scorso, abbiamo dei buoni giovani, e far crescere il settore giovanile, la prima cosa. Far crescere i nostri giovani è il punto di riferimento per la prima squadra, e puntiamo su molti ragazzi. E dopo, avendo una bella rosa competitiva con l'esperienza di qualche elemento dell'anno scorso, perché non giocarcela anche in campionato, che sarebbe bello questo. Adesso loro non ci ascoltano, a tuo modo di vedere anche questi primi giorni della fase di lavorazione c'è già qualche ragazzo pronto per la prima squadra in eventualità? No. Tra questi che abbiamo qui, no, perché abbiamo 10 giorni di preparazione, anche se devo dire che 3 dei nostri hanno iniziato la preparazione con la prima squadra, già sono aggregati alla prima squadra e siamo abbastanza contenti. E noi siamo qui, dobbiamo lavorare per prepararne degli altri, però per adesso è un po' presto. Che tipo di annata vi aspettate a livello di impegni sul campo? Io
rimango sempre con i piedi per terra. Bisogna lavorare, bisogna far capire ai ragazzi lo sport prima di tutto, il calcio. E l'annata che ci aspettiamo è sempre bella, perché comunque ci confrontiamo con squadre del posto e squadre che sono strutturate, sono messe meglio di noi, quindi è sempre bello giocarsela con tutti, e affrontare tutti con rispetto e divertirsi prima di tutto, e dopo prendere le cose come vengono. Certo, fare un programma e portarlo avanti domenica per domenica, settimana per settimana. Però nonostante l'età, nonostante anche loro che fanno la categoria juniores, quando ci si ritrova con loro a giocare, a fare anche le cosiddette partitelle di fine allenamento, si torna anche un po' bambini, come dicevi tu. Sicuramente, questo sicuramente. Per noi, che oramai siamo grandi, è quello, si cerca di insegnare a loro il vecchio stile, ma adeguarsi anche al nuovo stile del calcio. Si torna bambini, è normale, perché grazie a loro si torna bambini, e grazie a noi che torniamo bambini le squadre possono andare avanti, perché noi ci mettiamo la passione di una volta. Come vi state trovando qui a Verrucchio? Perché sappiamo che è una società gloriosa, una società importante, una società che è stata anche per tantissimi anni il serbatoio per una squadra come Rimini Calcio a livello giovanile. Io mi trovo benissimo, perché io comunque abito qui, vivo qui da più di 20 anni, seguo il Verrucchio da più di 20 anni, lavoro, ho il figlio che gioca qui, io sto bene con questa società. Lavorerò fianco agli altri dirigenti per cercare di migliorare questa società, anche perché i passi sono importanti. Il Verrucchio è una società, come ben sapete, calcio elite, che lavora tantissimo, come si dice, sotto banco. Dobbiamo lavorare per andare avanti, e questa è la strada giusta. Sento profumo di obiettivi, quindi va bene. Ecco, poi immagino da parte tua, occupandoti della juniors, la soddisfazione più grande quando un vostro ragazzo viene lanciato anche nella prima squadra, no? Beh, quello è l'obiettivo primario. L'obiettivo primario per la mia esperienza calcistica, anche in piccole categorie, è bello. Io mi metto a disposizione dei ragazzi, e l'obiettivo primario è quello: portare i ragazzi in prima squadra, con il tempo dovuto e con la preparazione giusta, non bruciarli. Chiudiamo questo servizio dicendo semplicemente che abbiamo toccato la storia, la tradizione della società rosanera, e non potrebbe essere altrimenti. La senti quando arrivi qui al centro sportivo di Verrucchio? Diverse le strutture dove si allenano i ragazzi, abbiamo sentito anche il responsabile del settore giovanile, e ci rimane da dire semplicemente una cosa: che qui tocchi davvero il grande calcio e respiri l'aria di grande calcio, e guai a toccargliela, perché loro in Valmaricchia sono i padroni.